Ragazzi, imparate. Perché? Da chi? Da cosa? Io sono sempre stato uno di quelli che crede che anche noi adulti dobbiamo e possiamo imparare dai nostri giovani, dai nostri ragazzi. Ma quando tra giovani e adulti, figli e genitori, nonni e nipoti, giovani e anziani, vi è dialogo. Vi è dialogo in maniera tale che l'uno arricchisce gli altri. E il dialogo che stiamo, come dire, approfondendo, che stiamo sostenendo con Liliana Segre, mi sembra molto importante per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, perché nelle sue parole, come ho già detto, leggo quella pedagogia che nasce dalla vita, ma da una vita provata dalla sofferenza. Mai lasciarci schiacciare dalla sofferenza, ma trarre sempre il bene dal male. Ascoltiamo ancora queste parole profonde e vere della senatrice Segre. So che l'esistenza può essere una marcia molto difficile e la marcia della morte va trasformata in marcia della vita. Ma lo ripeto, io l'ho visto quando si possa essere forti, camminare una gamba davanti all'altra, con i piedi piegati, mentre chi cadeva veniva finito con una fucilata alla testa. Nessuno si poteva appoggiare a me e io non potevo appoggiarmi a nessuno. Lei sta descrivendo quella che chiama la marcia della morte, ma adesso ci dice come questa marcia della morte deve essere trasformata in marcia della vita. Fu una fatica terribile, continua Liliana Segre. Selvagge, ci buttavamo sopra i letamai, con le bocche sporche a frugare lì dentro. Perciò, in un tempo in cui quasi 1 miliardo di persone ha fame e tanti vogliono venire nel mondo occidentale, per quando pazzo e già da decenni schiavo del consumismo, ai giovani dico anche: non sprecate mai il cibo. Ve lo chiede chi ha provato la fame, chi ha brucato in un letamaio. Attenzione! A Milano, e non solo, aggiungo io, si buttano ogni giorno quintali di pane, i ristoranti gettano quello che la gente lascia. Chiaramente qui sta parlando prima della pandemia, questa testimonianza è avvenuta prima della pandemia. Perciò voi ragazzi non prendete nel frigorifero fornito delle vostre case solo quello che vi piace, ma guardate ciò che sta per scadere. Non chiedete voglio questo, voglio quello. Oggi potete scegliere, comprare in un negozio le fragole anche d'inverno. Ma com'è la fame? Com'è la fame? La fame porta via il cervello. Come fa un essere umano a brucare? Uso proprio questa parola. In tedesco mangiare per le persone si dice essen, essen. Per le bestie invece fressen. Ecco, noi eravamo così, bestie che mangiavano. Non posso commentare queste riflessioni e queste parole vere che abbiamo ascoltato. Ci vediamo domani. Fare più attivo il tuo cuore. Ciao a tutti.